Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, come avrete letto dal titolo, perché effettivamente non so che titolo andrò a dare a questo video, ma vi faccio vedere dei regali, ovviamente non i miei, ma quelli per il compleanno della mia bestia. Prima di cominciare volevo farvi vedere questo fantastico orsetto, guardate che carino con la sua borsetta. Me l'ha inviato Get a Hug. Questo brand qui sono stati super gentili e adoro questo orsetto. Oltretutto, vi arriva l'orsetto, diciamo così, svestito e dovete vestirlo voi. È proprio questo il bello: è bellissimo, è fatto in ogni minimo dettaglio. Ovviamente io l'ho scelto rosa, però ci sono tantissimi tipi di orsetti, oltretutto io l'ho scelto nel colore marrone, ma potete sceglierlo anche nel colore bianco e come vi dicevo è bellissimo perché voi potete farlo come vi pare e piace, perché ci sono tantissimi vestitini, quindi potete dare sfogo proprio alla vostra immaginazione e alla vostra personalità perché potete proprio prendere quello che vi rappresenta di più. Molto molto bello, li ringrazio ancora tantissimo e oltretutto sotto troverete il mio codice sconto e anche il link diretto al sito troppo troppo carino se cercate anche voi un regalo da fare secondo me questa è un'ottima soluzione però adesso passiamo ai regali che io ho fatto la mia bestia che non vedo l'ora di mostrarvi allora io i due pezzi forti li lascerei alla fine in questa busta di primark praticamente ogni tanto compravo qualcosa e la buttavo qua dentro quindi adesso vi faccio vedere quello che c'è qui dentro le ho preso troppe cose. <ride> sono tutte cose troppo troppo carine. Allora, io comincerei con questo che ho anch'io e l'ho amato, ve lo consiglio tantissimo. È un kit di Shiglam, ma guardate che carino, dove praticamente vi fa eh, le labbra glitterate. Oltretutto trovate anche gli shorts qua sul mio canale. Io io l'ho preso nella colorazione Center Stage, che secondo me è la più bella, perché ho preso anche debuttante, ma secondo me questa qua è la più bella. Pennellino, poi c'è la matita per le labbra e la colla. Quello che Dovete andare a fare per applicare questo kit: mettere prima la matita per le labbra, poi la colla, lasciarla asciugare tipo 20 secondi. Poi col pennellino andare a prelevare i glitter e tamponarli sulle labbra. Ma ve lo giuro che è wow questo kit. Poi ovviamente le ho preso una marea di unghie finte, ma ce ne sono veramente tante perché lei le usa tantissimo, infatti mi sa che vi lascerò tipo un close up qua di lato, una ripresa in verticale in cui ve le faccio vedere tutte perché sono veramente tante e tutte una più bella dell'altra. Adesso passerei a un po' di skin scusate se faccio così ma ho la borsa proprio appoggiata addosso, le ho preso questa crema di Elizabeth Arden, eccola qua che ce l'ho anch'io e mi trovo veramente... Bene, adesso vi faccio vedere anche il pack. Tanto poi gliela rimetto bene dentro. Ed è questa qua: è una crema in gel e oltretutto dentro ce ne sono 75 ml. Sì, cioè è veramente gigante. Questa la trovate su Notino e ve la straconsiglio e oltretutto su Notino ci sono anche tanti sconti, io l'ho presa scontata, quindi ho detto, guarda la prendo per me, la prendo anche per lei, e non è l'unica che le ho preso, ma io ne ho presa anche un'altra sul sito di Shein, che sto usando anch'io e che mi piace veramente tanto, ovvero questa qua, che scusatemi è ancora in infatti farà un po' riflesso, anche questa è un'altra crema in gel, ma è veramente ottima, mi piace tantissimo, oltretutto, di uh, sushi, le ho preso anche questo di Shiglam che è buonissimo. Ce l'ho anch'io. Come vi dicevo, ce l'ho anch'io, ovvero il primer è buonissimo, veramente. Non è così appiccicoso come ho sentito dire, perché è da un po' che lo sto usando, come potete vedere, c'è questo uh, robino, questa specie di cosino di plastica che è antispreco, quindi ogni volta che lo usi sale su e ti spinge in su il prodotto. Questo è veramente top, anche questo low cost, ve lo consiglio veramente tanto e secondo me le piacerà molto anche a lei. Sempre su Sheen le ho preso questo fondotinta idratante. Spero di aver azzeccato la colorazione. Questo non lo apro per farvelo vedere per non, non togliergli la pellicola perché glielo voglio regalare nuovo ovviamente. Ma vi dico che dentro, oltretutto, oltre al fondotinta, lo troverete dentro la sua dust bag, la sua pochettina di velluto. Trovate comunque sempre uno shorts sul mio canale in cui provo quello matte, che però la colorazione era assolutamente sbagliata, era giallissima. Lei è molto chiara, io gli ho preso la colorazione Chantilly e spero tanto che vada bene. Lei ha la pelle secca quindi io gliel'ho preso idratante, io ce l'ho mista grassa quindi insomma l'avevo preso matta ma avevo assolutamente cannato la colorazione. Allora, visto che eravamo in tema di unghie al DM, ho trovato questo qui che è il Coco Loco, che è proprio della linea DM, che non è altro che un olietto per le cuticule e. Io lo apro perché voglio sentire l'odore. Buono, ha un leggero sentore di cocco. Molto, molto buono. E. Niente, io l'ho preso perché lei ama queste cose qua, gli olietti per le cuticole, insomma mh, la cura delle unghie e delle mani, quindi l'ho preso. Oltretutto in tema di unghie, qua dentro, sempre su Shin, gli ho preso la colla per le unghie, perché quelle che le prendo io dentro hanno gli adesivi che sono le Press On, voi mettete l'adesivo e schiacciate l'unghia, però lei si trova meglio con la colla per le unghie e anche io se mh, capita l'occasione che le devo mettere, anche io preferisco la colla. Adesso, Adesso volevo farvi vedere dei pezzi forti, molto molto forti, perché poi vi faccio vedere le ultime cosine e passiamo proprio ai due ultimi pezzi forti. E sto parlando di Stefora, e le ho fatto fare anche il bigliettino che è qua e le ho, le ho fatto scrivere auguri, besti, ti adoro, non so se lo leggerete mai comunque anche questo andrò a metterglielo nello scatolone perché io ho uno scatolone qua di fianco a me in cui andrò a mettergli tutte queste cosine e poi lo incarterò mentre eh, i due regali, i pezzi forti penso che li incarterò a parte, adesso vedo comunque non sto parlando altro che di due prodotti di Charlotte Tilbury, guardate che bello il pack ovviamente anche questi non ve li apro perché sono sigillati, se li apro si apre proprio l'adesivo qua e non mi va anche se sarei curiosa uh, di vederli perché io questi prodotti non ce li ho non l'ho mai provati, però entrambi adoriamo Charlotte Tilbury e quindi ho deciso di prenderglielo e sto parlando di questi due prodotti, uno è il contour uh, in crema liquido con la spugnetta e questo invece è il blush e gliel'ho preso nella colorazione proprio Pink Pop, Pillow Talk Pink Pop. Ci sono tre colorazioni di questo blush, secondo me quella rosata è la più carina. Mentre di questo io ho preso il Fair Medium. Anche di questo mi pare che ci siano tre, quattro colorazioni. Molto molto carini, di questo sarà super contenta, ne sono sicura. E queste due cose di Sephora, per non mischiargliele con le altre, ho deciso di mettergliele qui dentro. Proprio al sacchettino di Sephora con il bigliettino. Molto, molto carino, molto, molto bello. Le ultime cosine che vi vado a mostrare prima di mostrarvi, ovviamente, due pezzi forti che non vedo l'ora perché non vedo l'ora di incartarle le cose perché voglio fare una sorpresa e portargliele oggi, che è tre giorni prima del suo compleanno. Che però ci stavo, io farle una sorpresa. Lei non se l'aspetta perché eh, ovviamente abbiamo concordato che ci vediamo il giorno del suo compleanno e gliele do. però non andrà così, gliele darò un po' prima. Ovviamente, quando voi vedrete questo video, lei avrà già scartato tutto. Don't worry. E le ho preso questo set di pennelli su Scino. Ovviamente, è bellissimo perché vi arriva questa pochettina, Vellutata molto molto carina e mi piace molto perché è super professional, i pennelli sono tutti chiusi come potete vedere, sono tutti sigillati e sono veramente veramente tanti. Sia eh, pennelli occhi che pennelli viso, stupendi. Ovviamente li dovrà lavare perché ho visto che sono andati alcuni pezzettini della pochette, perché, ovviamente, essendo in tessuto. E quelle essendo setole, si vede che hanno catturato un po' di tessuto che c'è sopra, però sono nuovi, belli che nuovi, adorabili. Un'altra cosa che le ho preso molto cute è questo bagno schiuma che ho anch'io. Ma guardate il pack con questo, diciamo così, pomello, questo tappo fatto a pomello. Che sembra un cristallo, però è pura plastica. Però bellissimo. Anche il bagno schiuma al suo interno è tutto perlato, è un gioiellino. Prima di arrivare ai pezzi forti, ci siamo quasi, rimanete con me, le ho preso anche questo biglietto di auguri troppo troppo carino che non si vedrà mai ma è tipo in 3D e niente, dentro è fatto così, dopo gli dovrò scrivere qualcosa, adesso è imbustato e lo vado ad aprire ecco, forse fuori dalla busta si capisce meglio, guardate che carino, comunque andrò a scriverle qualcosa qua perché questa poi è la busta per mettere il bigliettino. Troppo, troppo carina, fucsia. Poi anche il bigliettino mi piace veramente tanto. Semplice, ma il messaggio è quello: è giusto. Ok, siamo arrivati al fatidico momento in cui vi mostro i pezzi più belli. Eh, a mio avviso, ovviamente. Questo è il primo. Guardate che carino, ho trovato da Miniso, o Miniso non so come si pronuncia, scusate, fatemelo sapere voi nei commenti. Comunque è un negozio che rivende tutte queste cose super cute, ovviamente fisicamente non ci sono stata, ma ci voglio andare, voglio fare un video a riguardo, così vi porto con me, facciamo un vlog, andiamo insieme. Ed è proprio di Barbie, come potete vedere. E l'ho trovato su Shein perché dovete sapere che su Shein adesso um, ci sono vari brand, oltre a Shein e She Insomma, rivende anche Miniso, visto che rivende anche tipo dei mobili eh, che sono sotto la pagina di Marketplace. Quindi, insomma, come sapete, su Shein c'è di tutto. Potete vedere, è stupendo, a forma di cuore, morbidissimo. Questo lo amerà. L'ultimissima cosa che vi vado a mostrare, poi abbiamo finito e oltretutto nei commenti fatemi sapere qual è il vostro pezzo preferito, eh, io penso che sia questo che vi sto mostrando proprio per ultimo, che vi ho lasciato per ultimo perché secondo me è il più bello ed è quello che soprattutto le piacerà di più in assoluto, ovvero io ho preso un paio di scarpe della Nike, ovviamente <ride> è vuoto perché ce l'ho qua perché so già che avrei fatto un casino, mi sarebbero cascate perché non è che pesano poi così poco. Ok, siete pronti? Eccole qua! Guardate che colore spettacolare! È questo verde acido un po' fluo. Ma sono stupende, ovviamente sono le Dunk. Io le adoro, però non le ho perché io già non sono tanto alta di mio e se compro queste scarpe qua, io so già che mi abbasserebbero tantissimo. Io le voglio un pochino più alte, così almeno da slanciarmi. Lei invece è molto più alta di me, quindi si può permettere di metterle, secondo me. Comunque sono stupende in ogni minimo dettaglio. Sono verde acidi dentro. E mi piace anche molto il baffo perché non so come spiegarvi: tipo in um, plastica gommata, come vedete, lo swish uh, della Nike ha proprio questo pezzo che va in fuori, proprio per dargli uh, della dimensione. Perché viene fuori dalla scarpa, e sono bellissime, mi piacciono tantissimo. Oltretutto, la suola è un po' più fluo, cioè riprende più il baffo che um, il colore della scarpa. Sopra, sono stupende, non so che altro dirvi perché a me piacciono tantissimo. Ovviamente, io l'ho prese in base al suo gusto personale, però piacciono moltissimo anche a me. Soprattutto questi colori un po' pazzerelli, bellissime. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E io adesso uh, devo andare a incartare tutto perché è tardissimo. Devo andare da lei, ma guardate che ore sono già. Cioè sono le 10.26, non so se lo vedrete mai, spero di sì. Quindi diciamo che insomma è ora, è proprio ora di andare a fare tutto. Quindi ci vediamo nel prossimo video e un bacio, grazie mille per aver guardato questo. Alla prossima!